Giuseppe Cron Morelli, direttore del GAL del GARD dei Colli Mantovani, ospite per filo diretto a Tempo Radio. Buongiorno direttore, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Ovviamente noi gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare gli sms come anche messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Allora, dunque, cominciamo col parlare dei bandi. Mi stava accennando il direttore fuori onda che avete finito praticamente, no? Con la presentazione, sì, eccetera eccetera, la pubblicazione e così via. Sì, abbiamo pubblicato ormai tutti i bandi sì, sono chiusi, i 21 bandi che erano nelle nostre corde, diciamo, che derivano, vi ricordo, dai desiderata espressi dal territorio, quindi li abbiamo pubblicati tutti sono chiusi, tutti hanno fatto le domande, e riassunto in pochi numeri è questo: abbiamo ricevuto domande di finanziamento per circa 6 milioni e 300 mila euro, la disponibilità, vi ricordo, che era di qualche decina di migliaia di euro in più di 6 milioni, quindi apparentemente c'è un gap di 300 mila euro. A fronte di questo gap si è ovviamente data da fare sui fondi FEASR, la regione Lombardia, come tutti voi sapete, stanno trattando a livello Stato-Regioni per la suddivisione di questi fondi. Indicativamente per i GAL di regione Lombardia ci sono circa 16 milioni di euro. Ci siamo incontrati con l'assessore e il suo staff per poter definire i criteri di suddivisione di questi 16 milioni di euro sui 12 GAL. Il risultato in due numeri è questo: il nostro GAL potrà ricevere in questa suddivisione nei primissimi mesi del prossimo semestre circa 1 milione, 1 milione e 100. Quindi questo è di molto conforto per l'operato fino ad ora fatto dal GAL, perché farà sì che tutte le domande che abbiamo ricevuto verranno certamente finanziate. Quindi è un segno di tranquillizzazione a tutti quelli che hanno fatto le domande, e in più avremo fondi per fare nella seconda metà del secondo semestre altri bandi per poter integrare i desiderata del territorio, perché vi ricordo che la prossima programmazione sarà 2023-2027. Quindi per colmare questo gap che ci separa all'inizio del 2023 avremo a disposizione circa, senza fare cifre precise, ma all'incirca 700-800 mila euro per poter fare altri bandi e andare a colmare questo gap temporale, per non lasciare fermo il tutto. Ho capito. Una curiosità che le volevo chiedere: i desiderata, cioè le cose richieste dal territorio, chi le raccoglie questi desiderata? Cioè, come si fa a sapere, guarda, qua nell'Alto Mantovano ci sono tot persone che vorrebbero fare questo, tot che vorrebbero fare quest'altro, certo, eccetera eccetera, cioè chi... L'operazione nelle tempistiche si sta definendo ora in Regione Lombardia, il come appunto si raccoglierà, quali sono i desiderata che potranno essere compresi, in pratica le regole che determineranno l'operatività del GAL 2023-2027. Le stanno definendo adesso, però è opera in ogni GAL dell'animatore del GAL, quindi all'interno di ogni GAL c'è un animatore che è il diretto filo che lega la regione e il GAL col territorio, quindi è lui che ha il polso della situazione, lo trasmette al GAL, e gli organi del GAL sono portatori di voce, portatori di interesse verso la regione al fine di scrivere il cosiddetto PSL, piano di sviluppo locale, che darà origine ai finanziamenti secondo i desiderata, come abbiamo detto. Quindi è l'animatore del GAL che, presente sul territorio, conoscendo il territorio, raccoglie queste desiderata. Ma il PSL però lo scrive la regione? Sì, assolutamente. Quindi prima, operativamente, prima desiderata, danno origine a questi desiderata delle misure. Le misure vengono accettate da Regione Lombardia. Una volta accettate da Regione Lombardia, diventa piano di sviluppo locale. Il piano di sviluppo locale darà origine ai bandi che finanzieranno le varie domande. Ho capito. È l'iter completo di tutta la questione.
Il nostro territorio che ha una vocazione particolare, per esempio, non so, rispetto al Basso Mantovano, per esempio, è diverso? No, non è diverso. Il PSL è principalmente indirizzato allo sviluppo locale di origine agricola, ovviamente. Sì, ovvio, sì. Ovviamente. E, oltre a questo, però, a differenza del PSR, Piano di Sviluppo Regionale, c'è anche tutto l'interesse delle amministrazioni locali, quindi i comuni, le amministrazioni comunali che hanno interesse nel migliorare o nel mettere a punto le proprie eccellenze, si può basare su questi finanziamenti che vengono intermediati dal GAL, come vi ho detto prima, col piano di sviluppo locale. Che poi tra l'altro voi in epoca come questa di difficoltà eccetera avete dato, voi come GAL intendo dire, un valido aiuto alle amministrazioni locali, anche se non mi sbaglio. Sì, proprio... Assolutamente sì, la questione Covid è stata molto da propulsore per poter essere vicini alle amministrazioni locali, certo, per poter superare momenti assolutamente critici per tutti. Ecco, lei stava accennando, adesso imbastiamo il discorso, poi magari lo sviluppiamo dopo nella seconda parte, stava dicendo che praticamente adesso si sta anche formulando, si stanno raccogliendo i desiderati, cioè si sta formulando la modalità di raccolta dei desiderati del territorio che porterà poi dopo alla formulazione delle misure varie. Ecco, e quindi avete già qualcosa insomma sulla programmazione, sa già qualcosa sulla programmazione futura? No, questo avverrà principalmente nel secondo semestre di quest'anno e spiego perché. Nella suddivisione dei famosi 16 milioni di euro che vi accennavo prima, è importante la definizione delle regole che permetteranno la suddivisione fra i vari GAL, e è questo che ci ha tenuto e ci terrà impegnati fino a giugno, perché ovviamente i 12 GAL sono molto diversi fra di loro. Ci sono i GAL di montagna, ci sono GAL con una densità di popolazione X, la nostra Y, eccetera eccetera, quindi ogni GAL è un unicum, se vogliamo vedere, certo, nelle proprie caratteristiche, e giustamente non è anche senza fare classifiche, ci sono stati utilizzi di fondi diversi, c'è chi li ha utilizzati tutti, chi non li ha utilizzati tutti, quindi sono tutti parametri che messi assieme permettono di definire i criteri per la suddivisione di questi. Quindi è questo l'impegno, uno dei parametri è proprio quello: quanti soldi hai utilizzato di quelli che avevi a disposizione entro il 30 giugno. Certo, e non dimentichiamoci che la Lombardia non ha il mare, ma poi dopo per il resto la montagna, la collina, la pianura, i fiumi e i laghi ce li ha, quindi non è proprio il territorio più insomma, diciamo che è variegato, è una sua forza. Allora, fermiamoci un attimino con il direttore del GAL del Garda dei Colli Mantovani, Giuseppe Cron Morelli, ci troviamo tra un po' di minuti. Giuseppe Cron Morelli, direttore del GAL del Garda dei Colli Mantovani, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Garda e Colli Mantovani, appunto come accennavamo prima, quindi abbiamo tutte le rappresentazioni geologiche tranne appunto quella marina, ma poi dopo insomma dopo il resto ci sono tutte. Allora, dunque, lei stava spiegando, non è semplice in realtà il vostro lavoro, mi stavo rendendo conto, nel senso che adesso voi praticamente volete impiegare questo periodo per essere già pronti, giusto? È assolutamente il nostro impegno. Per fare un escursus di quello che è successo in questo mandato, noi abbiamo preso in mano una programmazione praticamente con un ritardo di circa 2 anni, senza dare colpe, non ci sono né colpe, per motivi istituzionali, per motivi tecnici, per motivi regionali, non regionali, eccetera. Noi siamo partiti praticamente con 2 anni di ritardo. Il bello qual è stato? Che siamo stati molto virtuosi, avevamo a disposizione 4 anni, noi in 2 anni abbiamo ottemperato i nostri impegni. Abbiamo fatto bandi, abbiamo distribuito, siamo sul territorio per tutti i 6 milioni e 20 che avevamo come impegno. Quindi siamo stati molto bravi, ma non si può essere sempre così fortunati, anche se pur bravi. Bisogna prendere le cose per tempo. Quindi il periodo che ci divide adesso dal 2023, che sembrerebbe apparentemente un periodo fermo, un periodo morto, ci si chiede ma che cosa fai al GAL in questo periodo? Sei lì a girare i pollici? No.
È il momento in cui si deve fare tutto affinché non ci sia un'ulteriore perdita di tempo. Non possiamo permetterci di avere 2 anni dal 2003, la programmazione sarà 2023-2027. Non possiamo permetterci di avere tempi morti. 2023 dobbiamo essere già, come dicevo prima, con la macchina col pieno fatto, col telepass pronto, tutto pagato. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere tempo. L'imprenditoria, il territorio non può perdere tempo, non vuole perdere tempo, e noi non dobbiamo sempre essere assolutamente quelli che lo fanno perdere. Quindi lei giustamente dice: così saremo pronti. Tra l'altro accennava anche come si fa, cosa c'è che va a tamponare questo periodo, insomma, in cui teoricamente non ci sono anche. Ci sono quei famosi fondi dei 16 milioni, quelli che ci avanzano, li metteremo a disposizione per fare ulteriori bandi e non essere proprio fermi, ma cercare di tamponare qualche desiderata, fra virgolette, urgente, che può essere di interesse del territorio. A proposito di desiderata, non è una mania, direttore, no. Però proprio per ci sono magari dei bandi che voi fate che vanno praticamente deserti e altri bandi invece hanno un sacco di partecipanti, magari? Eh sì, assolutamente, ci sono stati bandi, ma questa è la motivazione per cui bisogna essere pronti. Vi ricordo che i 2 anni che abbiamo perso all'inizio di questo mandato, che cosa hanno portato? Che i desiderata, scusate se ripeto sempre i desiderata, ma era l'esigenza del territorio, che si erano evidenziate nella programmazione. Se si perde tempo, passano anche di moda, passano anche di interesse. Quindi cosa succede? Io avevo detto che mi interessava la matita rossa. Ovviamente, se me lo viene a chiedere dopo 4 anni, a me la matita rossa non serve più, mi serve la biro nera. No, non so se mi sono spiegato. No, beh, quindi, ma facciamo un esempio: c'è una qualche ricorrenza, magari, che capita ogni 100 anni. Quindi in questo periodo si vuole organizzare qualcosa per quell'anno, per quel giorno di quell'anno. Poi non è che dopo 2 anni ne sono passati altri 100, è fatta, è passata. Vi faccio l'esempio: uno dei primi bandi che avevamo pubblicato ancora all'inizio, nel primo semestre del 2019, era l'istituzione degli infopoint, quelli che permettevano alle varie amministrazioni locali di presentare il territorio e evidenziare quali erano i punti di eccellenza di quel territorio. Quindi per il turista, per il visitatore. Erano cose molto importanti. Il fatto di aver ritardato quei famosi 2 anni, noi avevamo messo a disposizione circa 1.100.000 per gli infopoint delle amministrazioni locali, e sono stati utilizzati su quel bando solo 350.000 euro. Questo intendevo. Quindi io avevo delle esigenze quando l'avevo chiesto che erano importanti, ecco perché avevamo messo più di 1.000.000 a disposizione. Nel momento in cui si è realizzata la disponibilità del bando, erano passate le esigenze, erano passate l'interesse, e quindi è stato un successo per soli 350. Ma come vi ho detto prima, non sono andati persi, perché poi ci sono stati altri bandi con più successo, e quindi abbiamo spostato quelli che non erano stati utilizzati lì in altre esigenze. Certo, non so, mi viene un altro esempio: c'è stata Expo, per Expo magari c'era qualcuno nel territorio che voleva organizzare qualcosa, però adesso Expo non c'è più. Esattamente. Per esempio, se tu ritardi, perdi il treno, no? Come si suol dire. Ecco. Per cui, ecco, magari le leggo anche i messaggi adesso. Volentieri. Comunque voi siete stati virtuosi, appunto, perché siete riusciti e adesso utilizzate proprio questo periodo. Non ci anticipa nulla, ovviamente, sui desiderata e così via. Insomma, noi ci tenevamo. Direttore, lei è veramente professionale e fa di tutto per aiutare chi vuol partecipare ai bandi. Grazie. Grazie a voi. Quindi questo è appunto uno dei messaggi. Poi ancora, direttore, a luglio finisco la scuola di agricoltura a Remedello, penso. Nel 2022 vorrei aprire un'attività per verdure biologiche. Posso partecipare a qualche bando? Possibile avere contributi? Chiede Roberto di Guidizzolo. Sì, Guidizzolo purtroppo non è nella zona Gal, Garda e Colli Mantovani, però indicativamente la sua produttività, la sua produzione, la sua intenzione è sicuramente coperta dal prossimo piano di sviluppo rurale. Quindi sarà quasi sicuramente, siccome è una coltura intensiva, protetta, da quello che capisco, sarà sicuramente finanziata nel piano di sviluppo rurale, perché è uno dei 12 punti, per chi ha letto il PNRR,
che è stato pubblicato nei giorni scorsi, è uno dei 12 punti su cui ci sarà molto interesse. E come ha fatto venire in mente un'altra cosa, direttore, per aiutare questo ascoltatore? Spesso le aziende hanno una sede legale e una sede operativa che non corrispondono, cioè magari uno abita in un comune, però i campi o magari l'agriturismo ce l'ha in un altro. Sì. Ecco, che cosa conta per partecipare? Se... Conta avere l'unità produttiva nella zona che si dichiara, cioè se io sono in questi 11 comuni, la sede operativa praticamente. Nei comuni elencati in questi 11 comuni che sono all'interno del GAL. Bene, nel nostro caso. Nel caso invece del PSR, piano di sviluppo rurale, deve essere all'interno della Lombardia. Poi, dottor Morelli, con il presidente siete una macchina da guerra, salutiamo anche il presidente, è vero, anche lui. Poi, ancora, sono di Leonato, voglio mettere su degli alveari per il miele biologico, date contributi, punto di domanda? Questo stesso discorso è un discorso da piano di sviluppo rurale, non da piano di sviluppo locale. Perché tra l'altro in bocca al lupo è un periodo anche che ci sono dei furti di arnia anche tra l'altro, sì, questo è un altro argomento, ma insomma ovviamente appunto. Poi ancora vediamo, dottor Morelli, il problema non è partecipare ai bandi ma scoprire quando e se ci sono e aggirare poi tutti i 10.000 paletti che contengono. Posso rispondere? Certo, è una domanda di un ascoltatore. È per quello che siamo a disposizione, noi siamo in Cavriana 3 giorni alla settimana, a disposizione di chi vuole chiarimenti, di chi vuole avere tutte le delucidazioni sui paletti, che ovviamente per un neofita sembrano paletti, per la regione, per la nazione, per l'Unione Europea sono i punti base perché uno possa ricevere, ricordiamo, sono soldi pubblici. Certo. Non sono soldi trovati per strada, quindi dobbiamo rispettare questi che si dicono giustamente paletti. Ma sono soldi anche nostri quando andiamo a pagare le bollette. Ma nel momento in cui c'è qualcuno che ci aiuta, e io mi metto, non solo io, tutto lo staff del GAL si mette a disposizione per aiutare chi ha bisogno di chiarimenti e di supporto per poter fare domande, per poter fare accedere a questi finanziamenti. Allora, il GAL assiste anche chi intende aprire un agriturismo, chiede uno ascoltatore. Sì, per l'aprire è più idoneo l'associazione degli agrituristi. Noi possiamo essere d'aiuto su indirizzare come e dove andare a chiedere finanziamenti, ecco, non sulla costituzione. Esatto, qua il direttore aveva a suo tempo spiegato, diciamo, l'ascoltatore, che il GAL agisce tramite bandi, cioè appunto fa ottenere il finanziamento. Se dopo bisogna svolgere le attività burocratiche, eccetera, appunto ci sono le associazioni, ci sono altri riferimenti. Salve Morelli, si parla di ristori, vorrei ringraziare le organizzazioni come Coldiretti, eccetera, che ci hanno permesso di sopravvivere, noi agriturismo. Ora quello che chiedo è se ci sono bandi per ripartire che ti aiutino nella promozione. Io vorrei fare pubblicità a radio, TV, per esempio, non so, che di Ivan. Purtroppo, come dicevo prima, i bandi a disposizione sono terminati. Noi abbiamo praticamente terminato i soldi di cui potevamo disporre. Oggi non siamo in grado di garantire né di promettere nulla. Certamente se c'è un aiuto da dare in questo senso, nel secondo semestre 2021, con i soldi che, è una brutta parola dire avanzeranno, ma che riusciamo ad economizzare, possiamo spostarlo e vedremo di dare seguito a una richiesta come questa. Cioè, teniamo presente che per ripartire c'è bisogno di aiuto. Poi salve dottor Cron Morelli, ma serve in qualche modo iscriversi al GAL? Bisogna tesserarsi? Assolutamente no, non serve l'iscrizione, basta essere nel territorio, come dicevo prima, basta essere all'interno con la propria sede operativa all'interno del territorio del che GAL. Siano campi, che sia agriturismo, che sia amministrazione, bed and breakfast, che ne so, insomma, vabbè. In quanto tempo sono elargiti i danari eventualmente vinti, punto di domanda? Sì, non è un gamble, come si dice in inglese, non è una roulette a cui si dice, no, scherzavo naturalmente. In quanto tempo? Ci sono tutte le tempistiche, bando per bando dà dei paletti, tempi in cui chi si è aggiudicato il bando deve operare, deve fare i lavori, ha varie possibilità, quella di chiedere un anticipo
che in genere è del 50% sul totale dell'importo di cui ha avuto diritto, oppure i cosiddetti SAL, stati di avanzamento lavoro, quindi ogni X% di lavoro che lui fa rendiconta e ne ottiene l'anticipo. Quindi il tutto verrà a fine lavori, ma già durante i lavori può ottenere degli anticipi. Ok, questo è già un'ottima cosa. Qua forse ho già risposto, perché qua Luca dice: il problema sono i finanziamenti al 50% o altre cifre, altre percentuali. Se uno non ha i soldi dopo la pandemia, va bene che mi finanzino al 70%, ma se mi mancano i 30.000 euro che ci dovrei mettere io, che cosa faccio? Beh, questa è già una risposta, per esempio. No, ma ha perfettamente ragione. Io insisto molto su una cosa: attenzione, non è perché ci sono soldi pubblici che io faccio un progetto. È esattamente il contrario. Io faccio un progetto che deve in ogni caso stare in piedi da solo. Il fatto di avere soldi che mi aiutano è solo il booster, è solo l'accelerazione che mi permette di essere più svelto, di essere più preparato, più efficace sul mercato. Non viceversa. Non faccio un progetto perché ci sono i soldi pubblici, no. Faccio un progetto perché deve stare in piedi da solo. E il fatto di ottenere soldi pubblici non è altro che un incentivo che mi dà sicuramente più carburante. Poi, questo è importante, salve direttore Morelli, posso chiedere se esistono sostegni per chi vuole avviare una grigelateria? Punto domanda. Simile al. In questo caso, se c'è, vi ripeto, da parte nostra no, purtroppo, perché abbiamo finito, ma se c'è qualcosa a livello di piano di sviluppo rurale, quindi PSR regionale, di cui non so questo particolare. Allora, c'è un'ultima domanda che le fanno sul sito: avete un riassunto dei bandi ancora aperti, di quelli da venire, oppure ancora meglio, fate un servizio segreteria, cioè io dico vorrei fare questo e voi quando esce il bando mi avvisate, chiede Sergio. La cosa più importante, sì, questo sarebbe, dovremmo avere a disposizione sicuramente molti più collaboratori. Non c'è un servizio segreteria, però siamo a disposizione. In ogni caso, sul sito, che ripeto è galgardacollimantovani.it, c'è tutto, i bandi chiusi, i bandi aperti, che per oggi purtroppo non ce ne sono più, ma man mano si vede tutta la vita del GAL, con tutte le delibere, tutti i bandi presentati, con le classifiche, con le graduatorie. È molto trasparente, siamo obbligati ad essere trasparenti. Non c'è nulla di criptato. Meglio di così, insomma. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo il direttore del GAL del Garda e Colli Mantovani, Giuseppe Cron Morelli. Grazie, direttore. Grazie a voi. Grazie. Ora esatto.